Un saluto a tutti gli amici appassionati di betting e benvenuti a questo appuntamento video dove oggi vi parlerò di una mia metodologia di lavoro che poi però diventa molto interessante per capire effettivamente come poi funziona il trading o l'investimento sportivo. Parleremo infatti del discorso, della differenza fra trading sistematico e discrezionale, che è una cosa che molti faticano a capire e che poi va a incidere soprattutto quando, per esempio, si utilizzano servizi come i miei, tipo canale Football Trading, dove praticamente vado a replicare la mia operatività e a volte sono sincero, sono anche frenato dal dare più segnali perché mi rendo conto che le persone non capiscono un aspetto fondamentale che sarà all'interno di questo video e che poi avrà dei collegamenti per darvi degli approfondimenti interessanti che invece trovate nella sezione abbonati. Allora, partendo dal discorso del trading sistematico, come lo utilizzo io, come teoricamente lo dovrebbero utilizzare tutti, è il fatto di fondamentalmente effettuare un'analisi che ci dia un risultato che noi seguiamo praticamente sul riscontro dei numeri, avendo quindi una determinata strategia che si basa su questo. Quindi, nel mio caso, vi ho fatto vedere anche nei pilastri della mia strategia, io vado a incrociare i dati di differenti database di siti che utilizzo, free o a pagamento, database miei, che mi permettono, di fronte a un determinato dato oggettivo, di effettuare l'investimento su tutti i mercati che io seguo di mia scelta, indipendentemente da qualsiasi altro tipo di analisi soggettiva. Quindi, in base al risultato che mi dà il sistema, io vado fondamentalmente in quasi maniera automatica, robotica, diciamo, proprio a replicare. Non diciamo un copia e incolla, perché non mi piace definirlo così, ma semplicemente mi fido di quel dato, non mi serve altro. Quindi in questo caso che cosa abbiamo? Abbiamo Diretta, che è il sito che utilizzo di base per programmarmi la giornata lavorativa, e Diretta mi dà, per esempio, nella giornata di oggi, quelli che sono gli eventi stellina gialla che io andrò a seguire, quindi i mercati di riferimento. Tutto il resto non mi interessa e di conseguenza non è presente, a parte non la inserisco, diciamo, perché tanto è un po' l'evento della giornata, il discorso relativamente al derby europeo Inter Milan, perché le coppe le lascio fuori per un discorso proprio di dato oggettivo, perché il dato oggettivo mi viene fuori semplicemente dai campionati. Poi la partita diventa già un secondo tipo di analisi. Qui ho appunto la prima situazione, qui invece ho la seconda, ovvero ho Asian Odds, dove ho un database che mi va per evento, in questo caso lo stiamo vedendo a livello generale. Se io per esempio voglio oggi andare a effettuare degli investimenti relativamente al campionato norvegese, quando ovviamente il campionato norvegese inizieranno, saremo a ridosso dell'inizio dell'evento, io generalmente opero soprattutto nei secondi tempi, potrei operare nei primi in situazioni particolari, comunque sempre legato a un minutaggio di gol realizzato, scelgo il mio bookmaker di riferimento, sapete quali utilizzo, e appunto vado a sfruttare i dati oggettivi che mi trovo nella parte che mi dà la piattaforma, che poi mi vado a scorporare all'interno del campionato nella sezione past. Quando comincia l'evento, vado appunto a vedere quelle che sono le situazioni che hanno configurazioni che si ripetono nel tempo con determinati risultati. Tutte queste cose le trovate all'interno del corso avanzato con Asian Odds, e lo stesso discorso lo trovate nel corso dedicato a Diretta per utilizzare questi siti in maniera professionale. Una a pagamento, ovviamente Asian Odds, anche se è una sezione free, e una è gratis, appunto Diretta. Dopodiché vado a incrociare nuovamente un altro database di riferimento, che è quello di Bet Explorer, altro sito assolutamente free e che riguarda invece i Bookspia, e anche qua relativamente ai Bookspia trovate una doppia, diciamo, playlist dedicata sia allo studio con Odds Portal che appunto con Bet Explorer all'interno della sezione avanzati. Trovate tutti quelli che sono i Bookspia, che statisticamente qui il database è mio perché i dati sono prelevabili per quel che riguarda Bet Explorer, ma appunto non sono ordinati come avviene per esempio per Asian Odds di riferimento. E sui mercati che mi interessano, per esempio degli over, io seguo fino al 2.5, 0.5, 2.5, ma anche il BTTS,
In generale vado a prendermi comunque i dati relativamente al match di riferimento e ovviamente questo è un discorso di incrocio di un'altra strategia, la seconda. La terza è quella di Footistats, dove semplicemente ho davanti a me, prendiamo una partita a caso, tutti i dati relativamente sia al campionato che alla singola partita, andamento di statistiche generali, andamento dei testa a testa e poi il rapporto fra i gol fatti primo, secondo tempo, concessi primo, secondo tempo e la distribuzione, a parte ammonizioni corner che non mi interessano, dei minutaggi dei gol, che è una mappa assolutamente interessante. Poi dopo, se voglio anche, come faccio spesso, lo faccio anche con diretta, ma ancora di più con Footistats, qui abbiamo una parte free e una parte a pagamento per l'utilizzo del sito. Vado anche a vedere i dati generici del campionato in termini di media gol, distribuzione di minutaggi e soprattutto frequenza dei risultati per quelle che sono le strategie di sniping che vado poi ad associare sui mercati in diretta. Andremo poi a vedere in un video come tecnicamente posso comunque fare gli stessi tipi di strategia sia con Bookmaker Exchange, caso tipico Betfair, che con Bookmaker classico tipico Bet365 che mi dà i minutaggi dei gol. Questo è il terzo database che vado ad incrociare i dati già presenti al suo interno e qui ho fondamentalmente tutto quello che è il mio metodo sistematico, cioè fondamentalmente se per esempio ho una percentuale che io ritengo valida relativamente, che ne so, l'over 0,5, prendo in considerazione solo match con percentuali tra 90 e 100%. Oppure over 1,5 dall'80% in su, over 2,5 dal 75-76% in su, quel che è le percentuali che mi sono dato io praticamente in quel segnale entro, se la condizione non si è ancora verificata, tranquillamente perché quel segnale è del mio sistema. Quindi io nella giornata posso anche avere 10 segnali così col mio money management li vado a seguire. Perché nel canale dico che spesse volte sono frenato? Perché nel canale la tendenza della gente è che quando tu hai due o tre partite che non entrano, e tra l'altro di mercati differenti, perché quando magari è sullo stesso mercato fai un altro tipo di ragionamento, ma di mercati differenti, perché casualmente quel giorno hai fatto quelli, subito la gente si lamenta, storce il naso, si preoccupa, non si rende conto che innanzitutto il bilancio lo si fa a fine giornata. Secondariamente, anche qua, fine giornata per i segnali di giornata, il bilancio relativamente alla gestione si fa mensile, trimestrale e poi il sistema è fatto apposta per essere valutato nel lungo termine. Quindi, ovviamente, se uno poi non ha la corretta gestione o non ha cassa sufficiente, non può lavorare da questo punto di vista. Però, cioè, è assurdo per me preoccuparsi di una giornata dove 2, 3, 4 segnali non entrano o possono avere delle difficoltà, a parte che all'interno della stessa partita ho la possibilità di fare degli altri tipi di movimenti, anche se generalmente io tendo per un over finale, quindi se non entra, non entra, c'è poco da fare. Il discorso è che posso sempre o seguire la formula di Kelly per modulare lo stake o effettuare un'antimartingala nel momento in cui magari c'è un po' di varianza negativa, o di base posso rischiare di perdermi il segnale, ma se abitualmente entravo a 1,60, se non sto prendendo, cercare di entrare magari verso quota 2, piuttosto se non entra, lascio stare. Comunque la modulazione dello stake o la scelta della quota fanno comunque la differenza. L'importante per me è indicare il segnale, perché io nel segnale consiglio sempre da quota almeno 1,60, idealmente quota intorno a 2, anche perché tendenzialmente per fascia minutaggio, per tipo di configurazione asiatica, per diciamo tipo di mercato, tendenzialmente i gol nelle mie partite arrivano proprio dall'ottantesimo in avanti, spesse volte anche nel recupero. Quindi quella fretta di entrare, io il segnale lo devo mettere prima perché devo dar tempo alle persone di trovare la partita. Se glielo dai che poi segnano subito, poi tu l'hai presa perché l'hai giocata, gli altri no, e allora doppia lamentela. Quindi vedete che poi non è mai facile gestire i segnali. Però noi non stiamo parlando di questo, stiamo parlando appunto di trading sistematico e discrezionale. Una variante ulteriore, che però non ha una configurazione statistica, è quella poi dell'analisi finanziaria, che è a parte. Quella, se all'interno dei miei tre pilastri di conferma, oppure un andamento dei volumi non pre-match ma live importante a livello grafico, è un ulteriore vantaggio che non fa altro che dare valore e conferma al mio metodo sistematico. Anche in questo caso trovate chiaramente
il corso dedicato allo studio dei grafici su BetWatch, che vi insegna proprio come leggere questi grafici per capire i volumi, e ovviamente anche quello dedicato a Footy Stats, che è praticamente completo e vi permette di studiarvi tutti quelli che sono i riferimenti della mia strategia. Quindi qui è fatta pienamente, non c'è altro da vedere. Il discorso invece della differenza base tra il trading sistematico e il discrezionale è quello relativo al fatto che invece all'interno di una partita, nonostante io possa avere un determinato segnale che il mio sistema mi dà, mi dice over 1.5 è nel range di percentuali che rispecchiano la strategia va giocato. Io non lo gioco perché? Perché adesso in live non c'è nulla, quindi purtroppo, ma vale poco perché alla fine potrebbe anche essere solo preso in considerazione qualche evento. Per esempio, la partita della notte tra Lima e Municipal, che è un campionato quello peruviano che mi piace molto, ha visto un primo tempo 0-0, ottimo per entrare nel secondo tempo. I gol sono arrivati subito, lo 0-1, poi l'1-1 e alla fine, verso la fine, il 2-1. Se per esempio io avevo un segnale di over 2,5 da sistema e quindi lo dovevo seguire senza fare una piega, perché il campionato fa parte della mia lista, i database incrociati rispecchiano il segnale, io decido di non entrare perché? Perché la partita dal lato grafico è ferma, non ci sono volumi, perché guardo la partita e non mi sta piacendo, perché le statistiche, se non riesco a vedere la partita o lo streaming, non mi convincono, cioè faccio dei ragionamenti soggettivi di interpretazione, quindi a quel punto subentra un discorso di scelta mia di non seguire cosa mi dice il sistema, ma di scegliere io. No, questa partita, anche se da sistema va giocata, io non la gioco perché a mia scelta, a mia discrezione, non la ritengo valida perché non mi convince. Siamo a fine stagione, per esempio. Magari, ecco, prendiamo l'esempio della partita giocata ieri, Sampdoria-Empoli, dove l'over 1.5 e il gol entrambe se lo aspettavano tutti. Alla fine, anche dati finanziari, andamento della partita, è arrivato al 93esimo, un punto, l'Empoli si salvava, la Samp era fuori. Questa è la tipica partita di fine stagione che però può riservare delle fregature. Pensiamo a Monza-Napoli 2-0, per esempio. Pensiamo comunque allo 0-0 di Bologna-Roma, è stato giocato da molti, alla fine è finita in parità e comunque sull'over 0-5 sono entrato per esempio anch'io. Pensiamo a tante partite che comunque, magari per determinate condizioni di situazione del campionato, sono diversi i dati, anche se i dati sono sempre dati, sono comunque diversi nella fase iniziale, centrale o finale di un campionato. Difatti, maggio è un mese molto difficile per il trading perché c'è la sovrapposizione tra gli eventi che stanno finendo, gli eventi dei principali campionati europei e l'inizio di altri tipi di campionati, alcuni sono già ben avviati, altri nella parte iniziale, scandinavi, asiatici, sudamericani. E quindi magari questa, diciamo, sovrapposizione ci porta anche a giocare tanti tipi di mercati e di conseguenza ad essere un pochettino sballottati all'interno del mercato. Ecco perché il lato discrezionale in questo caso può fare la differenza, perché uno dice ok, i campionati appena cominciati ho pochi dati, i campionati che stanno finendo ne ho tanti, però devo valutare la situazione. E allora il metodo sistematico diventa discrezionale, opto per quello, scelgo io se entrare o meno. Oppure addirittura a mia discrezione posso anche dire ok, metto una X, chiudo già questi tornei in fase finale e alla fine vado già sui tornei che stanno ripartendo, però a mio avviso è un peccato perché comunque poi ci sarà una bella pausa per i tornei europei, giusto anche sfruttarli, dando comunque il giusto peso ai dati di riferimento. Partita Euroderby che si gioca stasera, dove il dato di riferimento è fondamentalmente tutto non tanto oggettivo, perché è una coppa, è vero che diciamo, Milan-Inter potremmo andare a vedere i dati in campionato e, diciamo così, ragionare su quello, però c'è la partita d'andata che fa la differenza, finita 2-0 per l'Inter, quindi da un certo punto di vista non abbiamo, come dire, un vantaggio particolare dal vedere quei dati. Quella è una partita che però, se ad esempio in un database come quello relativo ai BookSpia o in una situazione
come per esempio quella che comunque Asia North come sito ci dà, perché comunque Intermilan ci dà dei dati e Bookspia ce li dà in generale, anche Footy Stats ci dà dei riferimenti. Comunque è una partita dove questi dati potrebbero essere visti in maniera molto discrezionale. Molto discrezionale, una partita dove ci aspettiamo dei gol, una partita dove si può lavorare sulle entrambe segnano, fino all'over 1.5 molto bene, cioè, però devo vedere e quindi subentra il discorso discrezionale. Quindi questo video fondamentale era per farvi capire come c'è una grande differenza fra il trading sistematico e il trading discrezionale, ma la base del discorso qual è? Se io seguo una delle due, diciamo, vie, nel sistematico devo fidarmi dei numeri di quella che è la strategia e di quelli che sono i database che utilizzo e non fermarmi quando le cose non vanno bene, perché comunque la varianza può colpire anche per un mese intero. Devo continuare a effettuare la mia gestione, non mi devo preoccupare. Fa ridere trovare delle persone che escono da un servizio, che criticano un servizio, che giudicano che stai facendo male in termini di risultati quando hai 3, 4, 5 bet perse consecutive. Non vogliono dire assolutamente niente perché il sistema è rodato, lo utilizzo sempre e non mi dà mai dubbi in quel senso. Diverso il discorso dal lato discrezionale, perché dal lato discrezionale, ovviamente, devo tenere presente che conta molto il mio ragionamento. Il mio ragionamento deve essere comunque ragionamento di una persona che sappia fare della football analysis e che abbia della competenza nel vedere la partita, nell'interpretare le statistiche, nel conoscere il momento. Solo a quel punto posso sconfessare il mio database e non prendere in considerazione un segnale o addirittura non avere il segnale, però a livello discrezionale dire ok, questa partita è come over, il mio mercato di riferimento, che ne so, un over 1.5 è sconsigliato numericamente, però sto vedendo la partita, c'è una determinata esigenza, stanno spingendo in un determinato modo, i volumi sono in un modo, allora a quel punto posso sconfessare il database, ma lì ci vuole appunto esperienza di alto livello nell'analisi della partita, non essere tifosi, non essere il classico esperto di calcio da social network, perché lì in ballo ci sono i tuoi soldi e c'è anche la gestione e il controllo delle tue emozioni, non è perché vedi una squadra che sta prendendo pali, sbagliando dei gol, eccetera, eccetera, pensare che non entra la palla, non entrerà mai la sfortuna, quelle sono tutte cose da lasciare ai non professionisti. Bisogna vedere oggettivamente se in una partita un gol può arrivare, saperlo determinare e più che un software che non fa altro che darci delle barrette, dei segnali, come ne vedo tanti in giro, il miglior modo per saper prevedere un gol è quello di saper leggere la partita e il suo andamento proprio in maniera live nell'osservarla, e quella è una competenza che la si acquisisce solo come fanno quelli che lavorano negli staff tecnici di una squadra di calcio con i taccuini e si segnano tutto. Guardando partite, 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 riuscite ad avere un'ottima analisi. D'altronde, se il lavoro che fate è questo, come nel mio caso, il tempo ce l'avete. Nel caso che non è il vostro lavoro principale, eccetera, eccetera, questi punti vi mancheranno per mancanza di tempo, ma allora dovete relegare il betting o l'investimento sportivo, chiamatelo come volete, o il trading, quel che è, a semplice hobby o possibilità di arrotondamento, magari di guadagno extra, sicuramente non in maniera professionale, perché questo, ripeto sempre, è un lavoro e come tale va trattato. Non esiste di fare uno studio di una partita mentre si sta facendo dell'altro o così parlandone con gli amici. Difatti, io quando seguo le partite voglio silenzio assoluto, me ne sto da solo e mi dà anche fastidio sentire i rumori intorno e tante altre cose, perché per me la partita di tennis, la partita di calcio va seguita con la massima attenzione per determinare tutto. Questo è fondamentale. Quindi trading sistematico, trading discrezionale sono entrambe due vie molto interessanti, ma entrambe richiedono competenza da un certo punto di vista e presenza di dati alla mano. Se non avete dei database, se non avete degli strumenti adatti, se non avete delle competenze, fate dell'altro perché questo non è il vostro mestiere. Per il resto potete solo approfondire una delle vie, anche quella di seguirvi alcuni percorsi formativi che vi insegnano ad utilizzare tutti questi strumenti che alcuni free, alcuni a pagamento, gira e rigira però
difficilmente si riesce a trovare valore pure dai siti free, perché le persone non li sanno utilizzare nella maniera corretta. Utilizzare nella maniera corretta diventa fondamentale per poter guadagnare. E ripeto, se le cose si prendono seriamente è un discorso, se no, se si vuole solo, diciamo, scherzare, criticare, fare la battuta, lamentarsi, eccetera, eccetera, ci sono sempre i gruppi free, liberissimi dei tipster, dove tranquillamente si può fare quello che si vuole. Tanto da quel che vedo, anche lì comunque la gente tende a entrare, uscire, passare da una parte all'altra. Perché? Perché fondamentalmente non è facile guadagnare nel mondo degli investimenti, che sia trading sportivo, che sia trading finanziario. Ma se si ha un sistema, la via più semplice, oltre a una buona gestione del capitale e dell'emozione, è quella di seguire quel sistema in maniera regolare, senza fermarsi di fronte a qualsiasi difficoltà che sarà sempre presente, perché la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno, ma il modo migliore di seguire i mercati è quello di sfruttare i dati a nostra disposizione e ovviamente ricordarsi che il mercato tendenzialmente non lo si vince, non lo si domina, ma lo si può cavalcare nei momenti giusti per trarne i massimi profitti. E nei momenti negativi basta difendersi nella maniera corretta. Anche chiudere una giornata con un leggero losso, addirittura in pari, va visto come un discorso in ottica positiva. Mentre invece, chi deve sempre pensare di guadagnare, guadagnare e recuperare e fare e continuare a correre dietro, fa il gioco dei mercati, che è quello di mangiare continuamente soldi, tempo, energia, emozioni, poi logorare la persona fino al punto che quella diventa o ludopatica oppure proprio fa quegli errori clamorosi che poi portano a distruggere sia il capitale che ovviamente se stessi, perché poi in certi casi si fanno anche dei danni pesanti. Quindi queste cose vanno un po' prese nella maniera corretta, in maniera seria, consapevole, perché poi, ripeto, dove ci sono in mezzo i soldi, bisogna anche essere molto molto attenti. Io come sempre vi ringrazio, l'appuntamento è ai prossimi video. Ciao a tutti!